Come commenta i fatti di Cremona? Ma sono allucinanti, non si può sottostare a questi violenti che in nome di non si sa che cosa mettono sotto assedio una città, soprattutto la sicurezza dei cittadini, perché durante il loro corteo, che posso dire ha avuto anche una sorta di mano sopra da dire, di buonismo, per consentirglielo, nonostante c'erano dei preavvisi dove si annunciavano ai negozianti di chiudere le saracinesche e nonostante tutto è stato concesso di fare questo corteo. La cosa assurda, a parte i fatti violentissimi che si sono evidenziati, è che adesso il 29 si consente di fare questa nuova, chiamiamola, manifestazione dove il gruppo musicale in 99 POS vuol fare questo concerto. La cosa assurda sono le stesse dichiarazioni di questo gruppo dove inneggiano alla violenza. Nonostante ci sia anche in questo caso un diniego da parte del sindaco, ma la questura e il prefetto sono stati, io oso dire, costretti ad acconsentire. Dico costretti perché? Perché loro guardano a una questione di sicurezza più in generale, perché se non lo fanno all'interno questi sicuramente lo farebbero ancora per strada e quindi di nuovo con dei seri pericoli per i cittadini. Quello che noi chiediamo è cosa stia facendo il ministro, perché non dà degli strumenti adatti per contrastare questi fenomeni e soprattutto che cosa si voglia fare proprio per evitare che risucceda tutto quello che è successo. È assurdo per i cittadini cremonesi subire, dico subire, quanto è avvenuto.